Buongiorno, sono Gabriella Bardaro, sono un editor e un facilitatore in libroterapia umanistica. Che cosa pensereste se vi dicessi che per leggere non basta un libro? E cos'altro pensereste se vi dicessi che ogni lettore, quando legge, legge se stesso? L'Università Popolare è da sempre attenta alla promozione della lettura, che considera uno strumento fondamentale per la crescita degli individui, non solo dal punto di vista culturale, ma anche personale. Per questo nasce 5 anni fa un percorso di invito alla lettura, chiamato Leggiamo per piacere. Il percorso, attraverso l'utilizzo di strumenti come la lettura creativa, la lettura condivisa, la book therapy, si pone l'obiettivo di creare o aumentare nei lettori il piacere della lettura, leggendo testi di letteratura contemporanea. Ma si pone anche altri obiettivi, come quello di conoscere un po' di più come funziona l'editoria contemporanea, come sono strutturati i romanzi, e chiede ai lettori che lo desiderano di cimentarsi in situazioni piuttosto nuove, come essere giurati per i premi letterari, oppure essere lettore beta, cioè lettore che per primo legge il testo inedito di uno scrittore. Inoltre quest'anno abbiamo una novità. Possiamo dedicarci anche al piacere della lettura dei testi classici, perché nasce classicamente un book club destinato alla lettura o rilettura dei testi che hanno fatto la storia della letteratura. Vi aspetto il giovedì dalle 19:20 alle 20:50 con il percorso di invito alla lettura Leggiamo per piacere online e perché no anche il sabato, un sabato al mese dalle 15 alle 16:30 sempre online con il book club classicamente destinato alla lettura condivisa dei testi classici.